Buongiorno a tutti e bentrovati. L'attività che vi propongo oggi non vi vedrà costretti con le forbici, la carta, la colla, ma sarà un'attività verbale. L'attività che vi propongo oggi riguarda il riconoscimento di proverbi e del loro significato. Sarà un modo di trascorrere il tempo piacevolmente insieme, giocando, ma contemporaneamente stimolando la capacità di conservare. È un'attività da svolgere quindi serenamente, ma facendo attenzione a non creare frustrazioni qualora si incontrino dei limiti. Non è una gara, non è una domanda secca a cui va data una risposta. È un modo di accompagnare il nostro caro a completare una frase, a completare dando un senso a quello che noi diciamo. Per farvi un esempio, se dico mangiare una mela al giorno, non dobbiamo aspettarci una risposta immediata, pronta, secca, ben venga se c'è, ma nel caso non venga, lo si accompagnerà parlando a trovare, a ricordare la conclusione del proverbio. Quindi se dico mangiare una mela al giorno, posso cominciarne a parlare dicendo cos'è che succede, chi è che leviamo, togliamo di torno, e piano piano lo accompagniamo a completare il proverbio. Successivamente troverete una lista di proverbi da poter utilizzare, ma voi sapete nella nostra cultura quante centinaia di proverbi esistono, a volte sono anche legati alla propria tradizione, alla propria regione. Per cui con questo vi do appuntamento alla prossima pillola. E vi saluto. Arrivederci. Thank you.